un lungo elenco di uomini coraggiosi uccisi negli anni più duri della lotta alla mafia. A partire dal tragico 1979, quando in tre diversi attentati furono freddati il capo della squadra mobile Boris Giuliano, il giudice Cesare Terranova, il segretario provinciale della DC Michele Reina. La feroce lotta tra i corleonesi e le altre famiglie mafiose negli anni Ottanta colpì a morte Piersanti Mattarella, il presidente della regione che voleva introdurre nuove regole di trasparenza nella gestione degli appalti. L'attentato di Falcone e di sua moglie Francesca riporta alla memoria la tragica fine di Carlo Alberto Dalla Chiesa e di sua moglie Manuela, quel generale che come prefetto di Palermo avrebbe dovuto operare con poteri speciali contro la mafia. Lo stesso anno muore Pio La Torre. Il segretario regionale del Partito Comunista aveva pagato con la vita la sua ostinata denuncia del pericolo criminale e la sua proposta di legge che va a colpire i grandi patrimoni mafiosi. Gennaio 83. Il sostituto procuratore della Repubblica, Ciaccio Montalto, è ucciso a colpi di pistola dalla mafia mentre di notte fa ritorno a casa. Nel luglio dello stesso anno, in un altro attentato, muore Rocco Chinnici. Il braccio destro di Falcone, nel pool antimafia, viene eliminato con quella stessa tecnica di stampo libanese che due anni fa, alla Daura, avrebbe dovuto eliminare per sempre il giudice Falcone. Ieri la mafia c'è riuscita. Prima di lui, nel 90, è la volta del giudice del tribunale di Agrigento, Rosario Livatino.